È chiaro il messaggio che il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha lasciato dopo il passaggio a Riyadh e l'incontro con il principe saudita. Qualunque siano le conclusioni a cui giungerà l'indagine sulla scomparsa del giornalista Jamal Khashoggi, il patto tra Riyadh e Washington non si tocca. Messaggio sigillato dal presidente Trump, che in un tweet ha sostenuto il principe saudita, mostrando sollievo e rassicurazione sull'inchiesta rapida che Re Salman afferma di voler portare avanti. Un ottimismo che resta solido nonostante la pressione internazionale a cui l'Arabia Saudita è sottoposta sin dal fatto, soprattutto dopo i risultati della prima ispezione della polizia scientifica turca che avrebbe permesso di trovare prove certe dell'omicidio. Ankara poi non esclude di interrogare i diplomatici. Dura è stata invece la reazione del senatore repubblicano Lindsey Graham, che ha minacciato sanzioni all'Arabia Saudita. Quest'uomo distrugge tutto ciò che calpesta. Pensa che si possa ignorare un omicidio avvenuto in un suo consolato? Sulle minacce di sanzioni al netto del fair play mostrato con Trump, Riyadh ha già tirato fuori i guanti, promettendo chiara risposta in caso si avverassero. Previsto a breve un altro incontro di Pompeo, ma in Turchia, probabilmente con Erdogan, che potrebbe chiedere il conto per un appoggio alla copertura di Salman, forte anche com'è la Turchia, del disgelo dopo il rilascio del pastore Brunson.